Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Il video di oggi è dedicato a un famosissimo artista rinascimentale, Alessandro Di Mariano di Vanni Filippepi. Sì, voi tutti forse lo conoscerete con un altro nome, ovvero Botticelli. Oggi non vi spiegherò da cosa deriva il suo nome d'arte, perché ve l'ho già spiegato in questo video che trovate qui. Oggi infatti parleremo della sua vita e della sua arte, soprattutto soffermandoci su quattro opere, delle quali due sono le sue più famose, ovvero La nascita di Venere e La primavera. Per chi sia capitato per caso sul mio canale, sappia che i miei video vogliono essere leggeri e riassuntivi, non sono un documentario, se è quello che state cercando. Il mio scopo è appassionarvi all'arte e renderla fruibile anche a chi l'ha sempre considerata con sospetto qualcosa di noioso e scolastico. Inoltre volevo dirvi questa cosa che non c'entra con il video, però alcune persone che mi seguono si sono accorte che a volte perdono i miei video perché non gli vengono segnalati da YouTube. Quello che dovete fare se siete già iscritti, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, dicevo, se siete iscritti andate di fianco alla scritta iscriviti e vedrete una campanella. Cliccate sulla campanella, vi compariranno tre scelte, ovvero nessuna, personalizzata tutte e selezionate l'opzione tutte, così vi arriveranno le notifiche di tutti i miei video. Bene, a parte questo possiamo davvero cominciare. Botticelli è nato nel 1445 a Firenze e le sue prime esperienze artistico-artigianali sono riconducibili all'ambito dell'oreficeria, professione praticata da suo fratello Antonio. Importantissima per la formazione di Botticelli fu la conoscenza della famiglia Vespucci, che non solo gli procurò molteplici commissioni, ma soprattutto lo aiutò a entrare nei circoli umanistici e culturali dell'epoca. Come vedrete tra poco, quando affronteremo La nascita di Venere e La primavera, la lettura delle opere di Botticelli è molto complessa. Questo perché sono dipinti privati, destinati a una cerchia culturale molto ristretta, colta e raffinata, in cui possiamo trovare, attraverso complesse allegorie, dei riferimenti alla cultura neoplatonica. Ok, vi posso aver confuso un po' le idee. Che cosa significa tutto questo? Innanzitutto, cosa significa che sono complesse perché sono destinate a una cerchia culturale molto ristretta? Pensate ad esempio di trovarvi alla discussione di una laurea in una materia scientifica e voi non conoscete questa materia scientifica. Sebbene le persone stiano parlando in italiano, voi probabilmente non capirete quasi nulla di quello che viene detto. Questo perché utilizzeranno un linguaggio molto specifico e tecnico e soprattutto daranno per scontate delle cose che per voi scontate non lo sono affatto. Quello che verrà detto sarà comprensibile solo per quella cerchia ristretta che conosce la materia. Tra parentesi, tutto questo è tratto da una mia personale storia vera. Ecco, in questi due dipinti di Botticelli ci si trova in una situazione simile. Per noi contemporanei la lettura di queste opere è molto difficile, perché non facciamo parte di questa cerchia culturale neoplatonica di fine 400. Lo stesso simbolo, per quanto riconoscibile, ad esempio vediamo un pesce e lo riconosciamo come pesce, potrebbe assumere diverse interpretazioni. Questo ovviamente succede molto spesso nella lettura delle opere d'arte, ma vedremo che in queste opere di Botticelli è particolarmente evidente. Secondo chiarimento, che cos'è la filosofia neoplatonica? Dovete sapere che nel Rinascimento ci fu una rilettura del neoplatonismo, che sarebbe, per dirla in parole poverissime, l'unione di filosofia greca e alessandrina, con alcuni elementi di quella pitagorica e aristotelica, ed il maggiore esponente del neoplatonismo è Plotino. Nel Rinascimento questa filosofia venne ripresa e riletta in chiave simbolica, ovvero associando ad essa i valori del cristianesimo. Chiedo scusa agli studiosi di filosofia per questa spiegazione così spicciola, è solo per capire di cosa stiamo parlando. Ovviamente se ci sono dei chiarimenti da farmi, fate pure. Prima di parlarvi delle due opere più famose, ci terrei a soffermarmi su un ciclo di affreschi molto importante di Botticelli, ovvero quelli realizzati nella Cappella Sistina. Eh sì, come vi ho già detto nel video su Michelangelo, nella Cappella Sistina non ci sono solo gli affreschi di Michelangelo. Io lo amo, è il mio artista preferito del Rinascimento, però comunque penso che sia giusto, una volta che siete entrati nella Cappella Sistina, vi siete un attimo ripresi dallo shock di aver visto i suoi affreschi, di guardarvi un attimo intorno e notare anche gli altri dipinti che ci sono. Certo ci vorrà un po' per riprendervi, però vi assicuro che ne vale la pena. Gli affreschi di Botticelli in questa sala sono incentrati sulle storie del Vecchio e del Nuovo Testamento, seguendo la precisa volontà del Papa di metterli in relazione per mostrare il Nuovo come superiore al Vecchio. Per chi abbia bisogno di un veloce ripasso, Vecchio Testamento Bibbia, Nuovo Testamento Vangelo, quindi il Papa voleva sottolineare la superiorità del Vangelo rispetto alle altre sacre scritture. Botticelli quindi rappresenta degli episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento che abbiano una storia simile, per metterli in relazione e appunto per mostrare quanto nel Vangelo questi episodi rappresentino la completa realizzazione di qualcosa che era già stato presentato in precedenza, come se fosse la compiuta realizzazione di questo progetto già iniziato molto tempo prima. Per farvi capire un po' meglio, vengono messe in relazione ad esempio le prove di Mosè con le prove di Cristo. Sono importanti questi dipinti di Botticelli perché, benché siano molto diversi appunto dai dipinti della Nascita di Venere e della Primavera, sono importanti perché presentano già delle caratteristiche stilistiche tipiche di Botticelli. Ad esempio l'uso di questa linea curva e sinuosa, la grazia e la raffinatezza delle pose e delle figure e l'aggregazione nella stessa scena di diversi momenti del racconto. Ad esempio nel già citato Le prove di Cristo troviamo rappresentati nella stessa
stessa scena diversi episodi. Ad esempio vediamo il diavolo travestito da frate francescano che sfida Cristo a trasformare le pietre in pane. In un altro momento vediamo il diavolo che tenta Cristo a gettarsi dal tempio. Poi vediamo il diavolo che precipita mostrando la sua vera natura e infine Cristo che spiega agli angeli l'episodio che avviene in primo piano. La scena in primo piano è quella di lettura più difficile. Potrebbe infatti alludere a un sacrificio simbolico ebraico che va messo in relazione con un'altra figura in primo piano, ovvero questo bambino con l'uva che viene minacciato da un serpente, e questo rappresenterebbe il sacrificio di Cristo che libera il mondo dal male. Ebbene, se la lettura di quest'opera vi è sembrata complicata, non immaginatevi come saranno le prossime. Parliamo ora della nascita di Venere, e come potete vedere è già molto diversa rispetto all'opera che abbiamo appena trattato. Questo per diversi motivi: prima di tutto è un'opera destinata a privati, e in secondo luogo non ha un soggetto religioso ma mitologico. Essendo una committenza privata, vediamo qui un esempio di quello di cui abbiamo parlato prima, ovvero che è destinata a una cerchia ristretta e colta, e di conseguenza la lettura risulta più complessa. L'interpretazione più accreditata vede rappresentato questo soggetto: la dea Venere esce da una conchiglia e viene trasportata sulla terraferma dai venti Zefiro e Aura. Qui sulla terraferma viene accolta da un'altra figura femminile, ovvero la primavera, anch'essa personificata, che la copre con un mantello. Questa rappresentazione molto probabilmente deriva da un poema di Poliziano, dove l'autore immagina una serie di bassorilievi, tra i quali spicca l'immagine della Venere, che assomiglia tantissimo alla rappresentazione realizzata da Botticelli. Poliziano però parlava di tre figure che accolgono la Venere sulla terraferma, ovvero le ore. Di conseguenza, avendone solo una, possiamo ipotizzare che si tratti dell'ora della primavera. Ecco, ora abbiamo riconosciuto le figure rappresentate, ma cosa voleva alludere questa scena? Perché è stata realizzata? Ricordiamoci che siamo in ambito neoplatonico, quindi è molto probabile che la rappresentazione mitologica voglia alludere a qualcos'altro. Se vediamo appunto il neoplatonismo rinascimentale come una rilettura della filosofia greca in chiave cristiana, possiamo cogliere in questa scena un'allusione ad un altro evento cristologico, ovvero il suo battesimo. La nascita di Venere in mare sarebbe quindi un'allusione alla rinascita dell'anima in ambito cristiano, attraverso il battesimo. La nudità della dea non sarebbe quindi un'esaltazione della bellezza femminile, quanto più simbolo di semplicità e purezza. Secondo altre interpretazioni, questo dipinto potrebbe essere letto come la rappresentazione della duplice natura dell'amour, ovvero da una parte vedremo l'amore terreno, passionale, sensuale, e dall'altro l'amore puro e casto. Questo ci verrebbe appunto suggerito dalla contrapposizione di questi gruppi di figure, ovvero da una parte i venti, amanti, che soffiano sulla dea il vento della passione, e dall'altra la figura della primavera, pronta a coprire le nudità della dea. Poi c'è nel mezzo Venere, che è la dea dell'amore, facciamo 2+2. Un'altra lettura, sempre contrapponendo questi due gruppi di figure, la vedrebbe come una compresenza e opposizione di corpo e anima. Parliamo ora di un'opera ancora più complessa, ovvero la primavera. Partiamo dal presupposto che il titolo La primavera non è il titolo originale, venne attribuito più tardi e quindi ci può trarre un po' in inganno. Partiamo guardando un po' che cosa è rappresentato nell'opera. Innanzitutto vediamo un gruppo di figure disposte in una composizione paratattica, che sono rappresentate in un mondo fiabesco, quasi bidimensionale, dalla vegetazione surreale. Ma cosa significa composizione paratattica? Beh, se volete una spiegazione molto chiara e divertente di questo concetto, vi consiglio questo video della mia collega Mayra, che vi lascio anche a fine video, dove paragona la composizione paratattica alle lattine di sugo al supermercato. Ma io brevemente vi dico che significa semplicemente che le figure sono disposte in modo da essere indipendenti l'una dall'altra, sono semplicemente messe una accanto all'altra e non interagiscono tra di loro. O meglio, sono divise in questo caso in gruppi di figure che non interagiscono tra di loro. La composizione però nel complesso risulta unitaria, sia prima di tutto perché sono unificate dallo sfondo, ma anche e soprattutto per la loro posizione nello spazio. Sono infatti disposte secondo un preciso ritmo e formano insieme una struttura ad arco ogivale. Per farvi capire, questo è un arco tutto sesto, questo è un arco ogivale o a sesto acuto, e come potete vedere le figure sono disposte in modo tale da formare un arco di questo tipo. Quindi, sebbene le figure siano disposte senza interagire tra di loro, ci risultano come un gruppo unitario per questi motivi che vi ho appena spiegato. Finora abbiamo descritto cosa stiamo vedendo, ma quindi qual è il soggetto dell'opera? Cosa rappresenta? Come la nascita di Venere, anche questo dipinto è dedicato a una ristretta cerchia colta intellettuale, eccetera eccetera, e quindi indovinate un po', bisogna ricollegarsi a questa benedetta filosofia neoplatonica. Vi parlerò delle quattro interpretazioni che considero più interessanti. Ebbene sì, ce ne sono tante altre, però penso che non mi ascoltereste oltre. Partiamo da quella più conosciuta. In questo caso la lettura dell'opera procede da destra verso sinistra, rappresenterebbe il regno di Venere e avrebbe delle analogie anche in questo caso con un libro di Poliziano. Vediamo, partendo da sinistra, Zefiro che rapisce la ninfa Clori. Secondo il mito, Clori accetterebbe di sposare questo energumeno in cambio di un dono di nozze molto particolare, ovvero di poter trasformare in fiori tutto quello che tocca. Beh, insomma, dopo essere stata rapita chissà cos'altro, non mi sembra uno scambio molto equo. Ma cosa caspita te ne fai di un potere così? Beh, fatto sta che diventa la dea Flora, ovvero la primavera,
sera, e già diventare dea mi sembra qualcosa di un po' più conveniente, e la vediamo rappresentata nella figura accanto come Flora nell'atto di spargere a terra i fiori. Al centro vediamo Venere e sopra di essa un cupido bendato che scocca una freccia in direzione del gruppo successivo di figure, ovvero le tre grazie. Chiude la scena un giovane vestito di rosso che si volta, dà le spalle alla scena estraneandosi da essa. Viene identificato come Mercurio e il suo gesto sarebbe quello di allontanare le nubi che stanno arrivando per evitare di rovinare la bellezza e la perfezione di questo giardino. Secondo questa interpretazione, la rappresentazione in questo dipinto sarebbe quella dell'amore in tutti i suoi diversi aspetti. Vedremo quindi l'amore passionale rappresentato da Zefiro e Clori e quello intellettuale rappresentato da Mercurio. Venere e Cupido sono da sempre associati all'amore e la primavera sarebbe simbolo di giovinezza. Le tre grazie invece rappresenterebbero i tre lati dell'amore: castità, bellezza e passione. E siamo solo alla prima interpretazione, lo so, ma le altre vi giuro che sono più corte. La seconda interpretazione vedrebbe collegamenti con il matrimonio di Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, che non è Lorenzo il Magnifico ma suo cugino, e Semiramide Appiani, e lo potremmo capire da diversi indizi. Prima di tutto, il colore rosso del vestito di Mercurio potrebbe ricordare un vestito da sposo. In secondo luogo, le piante rappresentate avrebbero delle allusioni simboliche a questo argomento. Ed infine, il volto di una delle grazie sembrerebbe un ritratto di Semiramide. Il dipinto sarebbe quindi correlato a questo matrimonio come un augurio o un invito a scelte razionali. Secondo una terza interpretazione, il dipinto potrebbe essere un'allegoria della Firenze Medicea e le altre figure rappresenterebbero le altre città sulle quali domina Firenze per la sua superiorità culturale. Quarta e ultima teoria di cui vi parlerò io, ma ce ne sono altre, ve lo assicuro, sarebbe quella che vede rappresentata all'interno del dipinto, all'interno proprio delle stesse figure, i mesi primaverili. Il gruppo formato da Zefiro, Cloris e Flora rappresenterebbe marzo, il gruppo con Venere e Cupido sarebbe aprile, mentre Mercurio e le tre grazie rappresenterebbero maggio. Ci sarebbero appunto tantissime altre interpretazioni, ma noi qui non finiamo veramente più se andiamo avanti. Quindi, se voi conoscete altre interpretazioni di questo dipinto, fatemele sapere assolutamente nei commenti. C'è un'ultima opera di cui vi vorrei parlare, perché dovete assolutamente sapere una cosa. Avete visto fino a questo momento Botticelli come calmo, pacato, intellettuale, simbolo della ragione umanistico-rinascimentale? Beh, dovete sapere che a un certo punto gli è partita la brocca. Quando a Firenze muore Lorenzo il Magnifico ed i medici vengono cacciati, e accompagnato a tutto questo, giusto per chiudere e mettere la ciliegina sulla torta, arriva Geronimo Savonarola con le sue prediche apocalittiche, la città attraversa un momento di profonda crisi sia spirituale e religiosa a causa di Savonarola, ma anche politica, appunto, per la cacciata dei medici. Ecco, Botticelli in questa crisi ci sprofonda con tutta la gamba e anche di più. Aderisce ai dettami di Savonarola attraverso un momento di turbamento religioso e spirituale. Il suo linguaggio cambia e abbandona i soggetti profani per dedicarsi totalmente all'arte sacra. Simbolo di questo mutamento è il dipinto Natività Mistica, e voi mi direte: mi hai parlato di turbamento e mi mostro un dipinto con gli angioletti che ballano? Partiamo dal fatto che la crisi di Botticelli è evidente nella Natività Mistica anche solo perché si allontana tantissimo dai suoi dipinti precedenti. Perdiamo ogni aspetto citazionistico, non ci sono simboli intellettuali da decifrare. L'iconografia riprende una rappresentazione tipica del Medioevo e i personaggi hanno proporzioni di tipo gerarchico. Cosa significa? Significa che non seguono le normali regole della prospettiva, dove quello che è più davanti è più grande, quello che è più dietro è più piccolino, mentre qui vediamo ad esempio la Madonna che è più indietro rispetto ad altri personaggi, ma è più grande perché è più importante gerarchicamente. Insomma, le dimensioni dipendono dall'importanza del soggetto. Poi vedete quegli allegri angioletti che ballano nella parte superiore del dipinto? Ecco, quel grazioso cerchio dorato altro non è che l'arrivo dell'Apocalisse. L'arrivo di quel giudizio divino che sì, può salvare ma anche condannare, come non dimentica di ricordarci Botticelli inserendo queste figure di demoni che sprofondano nell'abisso, come possiamo vedere nella parte bassa del dipinto. Ora, pensate ancora che questo dipinto sia così allegro e spensierato e soprattutto che non sia sintomo di una crisi di questo povero Botticelli? Il 17 maggio del 1510, tra l'altro in primavera, ironia della sorte, nei registri viene segnalata la scomparsa di Botticelli. Uno dei pittori a cui la nostra cultura deve maggiormente debito, uno dei pilastri dell'arte rinascimentale italiana. E voi cosa ne pensate dell'arte di Botticelli? C'è qualcuno al mondo a cui non piace Botticelli? Fatemelo sapere con un commento. Come sempre vi ricordo di mettere like, condividere il video, parlarne anche con gli amici del mio canale, perché no, e fare tutto quello che potete per condividere la cultura. E noi ci vediamo nel prossimo artistico video. Ciao!